Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna. In tutto. Ogni giorno 30.000 persone leggono altarimini.it. L'informazione in tempo reale su Rimini e provincia. Scarica l'app gratuita. I Bellaria tornano a giocare a Nanni a distanza dell'indelicato day, ma nel frattempo per gli adriatici sono arrivate due brutte sconfitte contro Bacchia per 1-0 nel recupero e soprattutto a Gatteo, dove la cinquina ha creato qualche rumor in casa adriatica. L'Alta Valconca si è rigenerata dopo la bella e convincente vittoria interna contro il Nova Feltia in virtù di un mercato importante e a Nanni vedremo proprio i progressi eseguiti. La partenza è proprio a favore dell'Alta Valconca, Passini in area di rigore smarca Bertuccioli, il quale viene chiuso ma Passini si ritrova sul piede, il pallone che scaraventa fuori misura. Da calcio piazzato è Amadei a servire questo pallone al centro per l'incornata di Ceramicola, che viene deviata in corner da Mignani. Da corner l'Alta Valconca continua il forcing offensivo, ma il colpo di testa di Passini si spegne al lato. Finalmente si vede il Bellaria, Bornacci in uscita, la combina grossa permettendo a Gabuti di seguire questo pallonetto che si spegne al lato. Lo stesso attaccante viene servito da Facondini, una volta penetrato in area di rigore la sua conclusione viene sventata in calcio d'angolo. Su fine di tempo è Niang dalla parte opposta che deposta il pallone tra i guantoni di Mignani. Squadra a riposo sullo 0-0. Nella ripresa il Bellaria si rende pericoloso, il delicato va al tiro a giro, Bornacci risponde presente anche sul tentativo numero 2 di Facondini. A 14esimo il Valconca va in gol, neanche ex di turno lanciato in profondità, in fila l'ex di Vini Mignani per lo 0-1. Ci prova dalla distanza poco più tardi anche Cevoli, ma Mignani c'è. Niang invece si dimostra ancora una volta devastante, mette al centro un pallone rinviato sulla corrente Ricciardi che spara a lato. È la volta questa volta di Bertuccioli che in profondità, tu per tu con Mignani, calcia addosso al portiere di casa. Nel finale è la volta di Ottaviani che sempre in contropiede calcia malamente a lato, ma gli ospiti comunque riescono a imporsi per una rete a 0. Vai! Dai Ale! Dai! Dai Otta!